bentornati su Rete 8 anche oggi, ricetta di mare, ricetta curata dal nostro chef, nostro amico Marco Caldora, ricetta facile, fresca ed estiva. Berriste anche oggi, signori, sì. Infatti oggi facciamo proprio un piatto di insalata di pomodoro con lo scampetto, con i calamari spadellati. Insomma, dai, sono i piatti che ci piace sempre fare. Esatto, noi l'abbiamo chiamata insalata mediterranea perché comunque ci sono dei sentori e degli elementi che riconducono molto al gusto mediterraneo. Le speziette nostre, ecco, l'origano, i capperi. Sì. È veramente molto gustoso questo piatto, sì, chef, sì. Ed è anche facile fare. Ma anche gli ingredienti sono appunto pochissimi, ecco, un po' di calamari, un paio di pomodori, un po' di origano, prezzemolo, un cappero, abbiamo fatto un piatto. Quindi piatto veramente veloce, facile da rifare. Seguiamo un po' tutti i passaggi. Allora, di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno appunto di pomodori sempre maturi, i calamari che andremo a scottare semplicemente con uno spicchietto d'aglio. Ok. Proprio spezzato grosso, perché poi lo toglieremo, non lo metteremo in... Quindi questa è una padella ovviamente rigorosamente antiaderente. Sì, sì, deve essere antiaderente. Sì. Quindi li scottiamo sì. Ovviamente interi, quindi non... Interi, sì. Abbiamo semplicemente, ci lasciamo anche la pelle. Sì. La parte della pelle le buttiamo in padella. In questa maniera. Mettiamo anche le teste. In questo modo. Un pizzico di sale. Questi pure hanno la cottura sempre breve, sì, perché appena vedi la pelle comincia a tirare. Sì, quanto profumano, chef. E poi arriccia. I calamari comunque sono il mio pesce preferito, tu lo sai. Sì. Io li adoro. Mi piacciono negli spiedini, mi piacciono nella pasta, mi piacciono fritti. Anche perché non hanno le spine. Non hanno le spine, sono comodi. No, ma al di là di questo è proprio il gusto che mi piace. Ah sì, ma è proprio un piatto di... E li facciamo cucinare qualche minuto in questa maniera, e poi guardare tu che io mi faccio. Okay. Il pomodoro invece, senza che ho poco da insegnarvi, che veramente... Ecco. La cottura... Ma sì, roba di 3-4 minuti. Perché poi questo è un tipo di pesce che quanto più cucina, più poi indurisce, quindi... Infatti. Non serve. Giusto che ci fa quella crosticina. Che a noi piace tanto. Che dici? Perfetto, ci siamo? Va benissimo, puoi mettere qui dentro. Poi vado? Sì, sì. A me piace che rimangano un po' succulenti, che non siano proprio troppo cotti, però che abbiano, come dici tu, come tu ben dici, quella crosticina che insomma tanto ci piace. Quanto profumano. Poi non lo so, qui fronte mare, in questo posto, tutto assume una connotazione diversa, magica. È come se il tempo si fermasse quando vengo questo qui. Questo è come, parlavo con dei colleghi proprio l'altro giorno, come mangiare l'agnello sul mare, può essere anche il migliore, oppure il pesce, esatto, in montagna. Esatto, pesce, non rende, non arriva. Ecco, non arriva. Così come quando magari si mangiano gli arrosticini in montagna, no? Quando si fanno quei bei barbecue. Puoi mettere arrosticino in montagna e... No, ma è proprio questo posto qui che ha qualcosa di magico, io lo dico sempre. Sono di parte perché a me piace tantissimo, sono innamorata della Costa dei Trabocchi. Non lo so, c'è qualcosa di magico qui. Quindi stiamo condendo i nostri pomodori con origano, prezzemolo, un pizzico di sale. E i capperi come li utilizziamo? I capperi li mettiamo sempre nell'insalatina, genere. Ok. Aggiungiamo qualche cappero. Perfetto, ci mettiamo... Ah, anche la cipollina. Eh sì. La cipolla bianca. Ma che buona, a me già così, guarda. La apriamo ben bene. Eh sì, sì. Ecco qua. E questa è la nostra insalatina, giusto? Mescoliamo. Che poi anche l'abbinamento dei pomodori con le cipolle, secondo me, è un matrimonio riuscitissimo. Non a caso le migliori insalate, pomodoro e cipolla. È vero. Lasciamo marinare qualche minuto, proprio un minutino nel frattempo che mi preparo il piatto per impiattare. Quindi già la ci siamo. La stessa cosa facciamo qua. Mettiamo olio. Un filo d'olio. Ok, quindi sui nostri calamari e un po' di prezzemolo tritato finemente. Diamo una mescolata. Oh, quanto è bello questo sughetto, chef, che si forma.
Ok. Ci siamo. Mazza che piatto veloce questo. Questo è perfetto, sì, come antipasto. Questo è un antipasto. Ma anche da portare al mare? Oh, come no? Tanto va mangiato freddo. Come no? Sto pensando, chef. Dimmi. E se io volessi portarlo al mare, aggiungendo un po' di farro e tagliando magari il calamaro a striscioline, sì. Esatto, tipo un po' insalata, sì, sì. Tipo condimento per insalata, esatto. Come no? Si potrebbe fare? Come no? Che dici? Anche con il riso, con una pasta fredda. E infatti anche con una pasta fredda. Noi in questo caso invece facciamo proprio una cosa molto più elegante, che noi dobbiamo farvi vedere poi come i nostri piatti possono esprimersi al massimo delle loro potenzialità. Questo piatto poi praticamente freddo, perché il calamaro l'abbiamo cotto in precedenza. Sì, in precedenza l'ha freddo. Esatto. Ah, andiamo a recuperare questa meraviglia. Questo è tutto, giusto, chef? Qui c'è tutto il sapore meraviglioso del calamaro, che secondo me è uno dei prodotti più buoni che il mare ci regala. Concludiamo con un filo d'olio a crudo. Guardate che meraviglia. E voilà. In 10 minuti reali. In 10 minuti reali, ma questi sono i piatti che realmente mi emozionano, chef, perché sono facili, ricchi di gusto, e rifacibili a casa e poi, non lo so, hanno quella sensazione di vero che li rende praticamente unici, immortali, eterni. Sono quei piatti che non passano mai. A tante volte anche vederlo così pensi, oddio, mo, posso mettere a fare quella... Invece... Ma noi per questo siamo qui, chef, per dimostrare ai nostri telespettatori che la cucina è un gioco meraviglioso, una grande passione che ci restituisce più di quanto le diamo, ed è bellissima secondo me. Certo, abbiamo bisogno di tempo, non sempre c'è, però noi vi dimostriamo che con poco tempo si possono fare grandi cose. È vero. Grazie a voi sempre, grazie, però. Grazie a voi, grazie a voi che ci seguite sempre. Ci vediamo domani. Ciao. Quando vogliamo togliere i chili in eccesso, spesso cerchiamo le scorciatoie, i preparati già pronti, le diete provenienti dai paesi asiatici. In Abruzzo abbiamo tutto a portata di mano: la verdura fresca a chilometro zero, frutta di stagione, prodotti mediterranei, sfruttiamoli. Solo la dieta mediterranea è quella che soddisfa le richieste del nostro organismo, è quella che è innescata nel nostro DNA. Dobbiamo ridurre introito calorico, ma attraverso i cibi mediterranei. In questo modo dimagrimento sarà bello, sano e permanente. Thank you.